Ragazzi, ciao. Oggi facciamo qualcosa in cucina. Ho trovato della bella trippa e adesso la preparo. Come prima operazione bisogna pulire la trippa, quindi la laverò ben bene sotto l'acqua e poi la metterò a bagno per una ventina di minuti, circa un quarto d'ora, con acqua fredda e aceto, perché così si purifica per bene. Per carità, dovrebbe essere già lavata e tutto quanto in quanto l'ho comprata in un supermercato. Comunque, è sempre meglio fare questa operazione. Servirà del concentrato di pomodoro, un trito di... vabbè, adesso questo è preparato un po' così, non proprio nel modo giusto, ma comunque cipolla, sedano, carote. E le carote, io mi ricordo mia madre le metteva dentro a rondelle, per esempio il sedano tagliato a pezzetti più grossi, vabbè, la cipolla come viene erba salvia, un po' d'olio e per il momento il necessario qua. Procedo a lavare e ci vediamo fra un attimo. Ok, la trippa è a bagno, si sta purificando con l'aceto che me la pulisce per benino. Io ho detto 10 minuti, un quarto d'ora, si può fare anche un po' di meno, insomma il tempo che intanto si prepara le altre cose per fare il soffritto. Non ho detto, mi sembra di non aver detto prima, io ci metto anche fagioli, ho una scatola di cannellini. In effetti probabilmente sarebbe nella ricetta giusta, ci sono i borlotti, però i cannellini sono un po' più teneri, un po' più digeribili. E niente, adesso scolo la trippa, la sciacquo un'altra volta, così gli tolgo l'aceto che è rimasto e eventuali impurità che ci dovessero essere presenti ancora. Dopo la devo affettare fine fine. E quindi niente, adesso procedo con questa operazione. Bene, ora procediamo a tagliare la trippa, quindi la scolo per bene dall'acqua, ne dai residui di aceto che eventualmente dovesse ancora avere. Ecco, non ho detto prima, questa parte della trippa che io compro si chiama foiolo ed è tenera e pregiata come parte. C'è un'altra parte che si chiama chiappa, che è più un pochino più callosa, un pochino più come dire, duretta. Si possono mischiare le due parti. Comunque questa qui è particolarmente, come dire, buona. Ecco. Quindi andiamo a tagliare parte e poi faremo giù a pezzettini piccoli mantenendo questa rigatura. Fare un attimo di attenzione perché scivola un po' il coltello, quindi prendiamo un bocconcino. Ovviamente la trippa è una parte dell'interiore della bestia, eh? Come si deve.
molto, molto buona e molto, cioè anche se vederla così può sembrare un po' nervosa come parte, in effetti non è così. Almeno una volta cotta come si deve. Poi sarà con tutte le sue verdure. Non so dire se è un alimento grasso o meno. Beh, magari dopo andrò a guardare, però così a prima vista non direi. Io la taglio in questo senso, cioè facendo delle fettine anche di questa parte, cioè non lasciando fette di questo genere, ma quindi affettando pratica si ottiene delle striscioline a questo modo. E taglio più o meno a portata di bocca, diciamo, ecco, cioè bocconcini che si possono mangiare senza dover masticare troppo. Tagliandolo appunto in questo modo molto fine, anche questa parte qua di sopra che è un po' più appunto resistente, e cuoce bene bene. Tanto che la tagliamo, ovviamente facciamo attenzione che non ci siano residui in mezzo a questi chiamiamoli ramoscelli. Si può comprare anche già tagliata, costa un pochino di più. Oppure se si va direttamente dal macellaio la si può comprare anche già tagliata. Ecco. Niente, è pronta. Adesso procedo col soffritto e poi vediamo, ci sentiamo fra un po'. Ecco, sto facendo andare il soffritto, non tantissimo, perché secondo me è meglio che le verdure cuociano assieme alla trippa. Adesso do una scottata alla trippa, la butto dentro, poi aggiungerò la salvia, i fagioli, acqua, magari si potrebbe aggiungere del brodo, non lo so, vabbè, io non mi ricordo più come la faceva mia mamma. Adesso vado un po' a naso. Dentro sarà poi da aggiungere il concentrato, ma abbiamo tempo. Salvia. Poi bisogna aggiustare anche un po' di sale perché, vabbè,
Io al momento ne ho messo proprio un tantino, tanto si è sempre in tempo aggiungerlo. Una volta che lo si è messo, invece a toglierlo è un po' un macello. Io penso che ci metterò anche una puntina di peperoncino perché a me un po' di piccante piace. La ricetta originale no. Cioè, o meglio, fatta in questo modo non prevede peperoncino. Magari un po' di pepe alla fine, ecco, quello sì. Perché dopo si può mangiare con una bella fetta di pane, una grattata di parmigiano. Ok. Metto i fagioli, metto l'acqua e vediamo fra un po'. Ok, ho aggiunto l'acqua, adesso finisco aggiungendo il concentrato di pomodoro. Sciolgo tutto ben bene. Adesso chiudo, nel senso che metto il tappo e lascio andare, io penso almeno una mezz'ora, tre quarti d'ora. Ogni tanto magari assaggio e vedo a che punto è. Aggiusterò di sale man mano e niente, adesso lascio cuocere e ci sentiamo quando è cotta. Si deve un po', come dire, consumare, ma non tanto perché sto piatto praticamente è come fosse una minestra, quindi deve rimanere un po' liquido. Ecco, va bene, aspettiamo il termine della cottura. Ragazzi, la pappa è pronta, la mia bella trippa è andata un bel tre quarti d'ora. Poi l'ho lasciata riposare, adesso sono tornato dal lavoro e me la gusto. E mi sembra di tornare bambino, guarda. Come la faceva mia madre? Beh, o meglio, è un tentativo perché lei la faceva bene. Questo è un po' una meraviglia. Eccola. Deve rimanere il brodo un po' densino, non molto, come dire, liquido. Ecco. Dopo me ne faccio un'altra mestolata perché mi piace. Ecco. Questa qua per domani. A tavola. E ci manca soltanto una bella spolverata di formaggio. Andiamo a prenderlo. Eccolo qua. Un attimo solo che con una mano è difficile. Eccola pronta. Allora, vicino c'è questo buon Chardonnay. L'hanno regalato, è un ottimo vino e niente che si può dire, cioè, resta solo che mangiarla. Mi raccomando, se si decide di farla, usare verdure fresche, perché io vabbè, ho usato verdure surgelate e il risultato è sinceramente non è cattivo, ma comunque insomma, è un altro sapore, ecco. E poi cosa d'altro posso dire? Niente, appunto che il tipo di trippa l'avevo detto che è foiolo, io la faccio tutta dello stesso tipo. Si potrebbe aggiungere qualche dadino o meglio qualche fettina di pancetta di quella, come si chiama? Quella stesa, insomma quella che si usa per fare la carbonara, diciamo così, arrostita, sì, però non faccio una cosa troppo pesante poi da digerire.
E basta, è tutto qua. Un saluto, grazie a tutti e buon appetito. Ciao, ciao, ciao.